Più che intesa è un compromesso quello raggiunto fra Regione e Governo che permetterà alla Sardegna di non perdere risorse comunitarie nel passaggio da un obiettivo ad un altro. Il ministro Barca, incontrando il presidente della Giunta Cappellacci, si è impegnato a garantire i finanziamenti destinati alle regioni in fase di transizione, anche se quest'ultima non dovesse nascere come prevede la proposta della Commissione europea. Per quanto riguarda la regione che appunto io rappresentavo, ma ero capofila anche delle altre regioni, Abruzzo, Molise e Basilicata, fa salve le questioni di sostanza e in particolare il regime finanziario, un risultato che ci consente di tenere a casa, di portare a casa una montagna di risorse che va dai 3 ai 400 milioni di euro. La Sardegna, come Abruzzo, Molise e Basilicata, ma anche come altre realtà europee, sollecitava da tempo l'istituzione di una fascia intermedia. Si punta a compensare i traumi provocati dallo scalare di livello, nel caso della Sardegna, dall'obiettivo convergenza a quello competitività, un cambio che determina sostegni economici minori a fronte di una crescita del proprio prodotto interno lordo. Il governo italiano aveva sempre dato un parere negativo fino a ieri, con il compromesso che, se non passerà alla storia, rappresenta comunque un atto di vitale importanza per lo sviluppo locale. La lotta che abbiamo fatto insieme ai colleghi delle altre regioni, appunto Abruzzo, Basilicata e Molise, ci ha consentito di affermare comunque questa autonomia e di affermarla su quello che è il regime finanziario, che poi alla fine è quello che conta di più, perché la disponibilità delle risorse è quella che consente di avviare i programmi e di sostenere le azioni che consentono di avere un'autonomia non solo a parole ma anche nei fatti e nelle azioni e nei programmi.